Della stella polare. Allora, come si riconosce la stella polare? Partendo dall'ursa maggiore, come vedete, qui vi fa tutto lo schemino del, delle stelle dell'ursa maggiore parte da queste due stelle, qui e poi si fa, diciamo andiamo a tracciare una linea immaginaria fino a toccare, diciamo, la stella polare. La stessa cosa se vedete di qua ci abbiamo Cassiopea questa qua a forma di V la costellazione a forma di W. Vedete? Sì. Quindi, che cosa succede? Lui ha fatto anche un calcolo che anche da Cassiopea, sfruttando Cassiopea, possiamo riuscire a trovare. La stella polare quindi ha utilizzato la stella CAF, questa qui, e anche qui ha tracciato una linea immaginaria nel cielo che ci permette di riuscire a trovare la stella polare. Quindi abbiamo sfruttato due costellazioni, l'Orsa Maggiore e Cassiopea. Una cosa importante quando eh, dobbiamo riconoscere le diciamo le costellazioni visto che nel cielo sono sparse eh, come tanti punti luminosi una cosa importante è quella lì di eh, riuscire eh, con la propria immaginazione a, a costruire la forma della costellazione quindi che facciamo per esempio Cassiopea io vi ho detto che ha una forma di W quindi quando uh, ci orientiamo nel cielo e vediamo una costellazione che um, assomiglia a questa W sappiamo che è Cassiopea. L'orsa maggiore e l'orsa minore penso che siano le due costellazioni che bene o male sappiamo un pochettino tutti quanti come sono fatte. Quindi il, che poi in gergo sono chiamate anche il piccolo carro e il grande carro. Quindi queste azioni sono dette anche circumpolari, nel senso che non tramontano mai. Quindi quando sentiamo il termine circumpolare vuol dire che stiamo parlando di quelle costellazioni che arrivano basse all'orizzonte ma, ma non vanno a tramontare. Quindi non spariscono, le vediamo tut, sempre tutto l'anno. Solo una volta le possiamo vedere più in alto, una volta le possiamo vedere più in basso. Però, le vedremo sempre quindi grazie a queste costellazioni mh, riusciremo sempre a rintracciare la stella polare come punto di riferimento la polare è una, è una stella che è fissa è immobile e non si muove mai da quel punto quindi tutte le costellazioni ci ruotano attorno questo eh, la stella polare perché ehm, è importante è importante la stella polare, eh, soprattutto per chi ha la montatura equatoriale, ma può essere anche utile per la montatura altazimodale nel senso che eh, io mi do un punto di riferimento da dove partire con la mia montatura.